degli anni 90, diciamo che è stato il primo anno dopo la radiazione e il fallimento della C, è stato il primo anno e quindi dopo la bellezza di 25 anni ci siamo ritrovati un po' tutti ed è stata un'emozione unica perché ritrovarsi dopo tanto tempo, riabbracciarsi, vedersi negli occhi e sorridere, e pure qualche lacrimuccia scendere, insomma, è una cosa bella. Ritrovarci dopo 25 anni con tutti i ragazzi che abbiamo fatto storia, dico che abbiamo fatto storia anche perché è stata la radiazione e Frosinone era una grossa squadra a punto di saltare in Serie B e quando mi hanno offerto di venire a Frosinone non ho dubitato e sono venuto. Sono molto contento di aver rivisto i miei ex compagni di squadra perché non li vedevo da decenni. Il Frosinone lo terrò sempre nel cuore. E ogni volta che mi capita l'occasione lo faccio presente che sono stati anni bellissimi nonostante la difficoltà del momento, la rinascita del Frosinone dalla C1 poi C2, poi il fallimento e la Serie D. E quindi da lì siamo ripartiti con grandi difficoltà, mille difficoltà, ma siamo riusciti attraverso anche il supporto dei tifosi a essere comunque in campo in maniera determinata e abbiamo raggiunto anche un buon risultato, è stata la base per ripartire. Questa è una serata particolare per noi. Dopo 25 anni ci rincontriamo. Con Fabio ci siamo rincontrati 2 anni fa, però non vedevamo l'ora di riabbracciare i nostri vecchi compagni. Questa sera c'è un valore particolare. Io rispetto ai miei compagni ho giocato col Frosinone anche in C1 nell'87-88, anzi nell'88-89, l'anno che finì male con una retrocessione amarissima. E ho avuto la fortuna e l'orgoglio di giocare in uno stadio con 10.000 persone, se non di più, assiepate sugli spalti dello stadio Matusa. E dopo la radiazione, quando mi fu proposto di tornare anche in Interregionale, non ci ho pensato un attimo. Per me Frosinone era una piazza da C comunque, già all'epoca. Anni 90, dopo la cancellazione della C, facemmo un gruppo nuovo di 4-5 persone e abbiamo iscritto il Frosinone in Serie D. Dopo 2 mesi, 3 mesi, è arrivato Deodati. Essendo anche, tra le altre cose, anche del luogo, perché ho un nativo di Alati e mi sono riavvicinato con l'intento di cercare di fare qualcosa di positivo, anche perché c'erano presupposti, in quel momento sembrava, almeno che ci fossero, di poter tentare una risalita immediata. Fatto sta che non fu così, però senza dubbio abbiamo trovato un gruppo eccezionale, infatti a distanza di 20 anni ancora è bellissimo rincontrarsi, però ecco, non fu un periodo molto 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 felice sotto l'aspetto dei risultati. Devo dire che sono ricordi indelebili, Frosinone rimane dentro, ti rimane per tutta la vita, anche perché ho conosciuto gente veramente di spessore, gente tifosi veri. Oggi niente, è una cosa bellissima dopo 26 anni ritrovare i miei compagni di squadra, ragazzi che mi hanno dato tanto perché io ero alle prime armi negli spogliatoi professionistici, perché questo poi è diventato il mio lavoro, la mia professione. È molto, veramente è una serata graditissima, questa è l'occasione di rincontrare dopo 25 anni tantissimi amici, compagni con i quali ho condiviso tantissime bellissime esperienze, soprattutto vivendole da giovane come lo ero insomma 25 anni fa.